Ciao a tutti, sono il maestro Vincenzo e oggi vi parlerò di un nuovo argomento. Oggi parleremo delle frazioni. Per sapere che cosa sono le frazioni, devi seguire questo tutorial. Inconsapevolmente, queste frazioni le utilizziamo nel linguaggio comune e lo utilizziamo, per esempio, quando sentiamo dire che sono le 3 e un quarto o che sono le 12 meno un quarto. Oppure quando la mamma dice Luca si è mangiato solamente 2/3 della torta. Oppure Francesco ha lasciato un 3/4 della pizza. Anche nelle ricette usano le frazioni, come vedete nelle immagini, un mezzo bicchiere di latte. Oppure se siamo al ristorante, per esempio, il cameriere possiamo chiedere dammi mezzo bicchiere di vino. Ma per capire meglio di che cosa sono le frazioni, dobbiamo osservare l'immagine successiva. Come vedi dall'immagine, questa torta è stata tagliata in 8 parti uguali. Tutta la torta in matematica viene chiamata intero e viene rappresentata col numero 1. Ma come possiamo invece indicare ciascuna delle 8 parti in cui è stata divisa la torta? I matematici hanno risolto questo problema molto tempo fa, introducendo un nuovo sistema di numeri che hanno chiamato numeri frazionari o semplicemente frazioni, e si scrive come quello che vedi alla destra della freccia. Quindi, quando il pasticcere o la mamma ha tagliato la torta in 8 fette, ha fatto un gesto particolare che in matematica si chiama frazionare. La parola frazionare significa dividere l'intero, in questo caso la torta, in parti tutte uguali. Quale di queste figure è stata frazionata? Cioè quale di queste figure è stata divisa in parti uguali? La prima figura rossa, cioè il cerchio, è stata divisa in parti uguali? Sì, infatti è stata divisa in 4 parti uguali. La figura a fianco? No, le due parti sono diverse, hanno diversa grandezza, quindi non è stata frazionata. I due triangoli sono stati frazionati? Sì, sono due triangoli uguali. La quarta figura, sì, questa figura è stata frazionata in tanti piccoli rettangoli, tutti uguali, quindi in parti uguali. La figura viola è stata frazionata? No, perché è stata divisa in 4 parti e sono tutte diverse tra di loro. L'ultima figura gialla è stata frazionata in parti uguali, in 4 parti uguali. Quindi la figura rossa, verde e gialla e azzurra sono figure che sono state frazionate in parti uguali e che quindi queste possono essere rappresentate con le frazioni che vedremo successivamente. Ciascuna delle 8 parti in cui è stata divisa la torta rappresenta un ottavo e si scrive 1 tratto 8. Il numero 1 si chiama numeratore e sta a indicare il numero delle parti considerate. In questo caso viene stata considerata una parte. L'8 invece si chiama denominatore e sta a indicare le parti in cui è stato diviso l'intero. In questo caso la torta è stata divisa in 8 parti uguali. Invece il trattino viene chiamata linea di frazione e sta a indicare l'operazione diviso, cioè che è avvenuta una divisione in parti uguali dell'intero o di una quantità qualsiasi. Ma come si leggono le frazioni? Le frazioni si possono leggere in 2 modi diversi. Nel primo modo, la linea di frazione ha un significato di su e i numeri invece si leggono normalmente. Ad esempio, come vedi dall'immagine, 1 su 5, 2 su 3, 4 su 7 e così via con tutte le altre frazioni. Nel secondo modo invece si usano i numeri ordinali e quindi la frazione si leggono un quinto, 2/3, 4/7 e così via. Comunque, qualsiasi dei 2 modi usi per leggere correttamente le frazioni, scegli quello che ti viene più comodo, anche se io preferisco la seconda modalità, cioè usare i numeri ordinali. Le frazioni si possono raggruppare in 3 grandi gruppi in base se esprimono una quantità maggiore, minore o uguale dell'intero. Nella prima figura è rappresentato un quarto.
Un quarto è una frazione propria perché il numeratore è minore del denominatore e come si vede dalla figura, questa frazione indica una quantità più piccola dell'intero. In questo caso indica una parte su 4. Nella seconda figura è rappresentato 5 quarti. 5 quarti è una frazione impropria perché il numeratore è maggiore del denominatore. E come si vede dalla figura, questa frazione indica una quantità più grande dell'intero. In questo caso indica 5 parti su 4. Quindi è necessario aggiungere un'altra parte per arrivare a 5 parti. Nella terza figura è rappresentato 4 quarti. 4 quarti è una frazione apparente perché il numeratore è uguale al denominatore e come si vede dalla figura questa frazione indica tutta la quantità, cioè tutto l'intero. In questo caso indica 4 parti su 4. Sono frazioni apparenti anche quando il numeratore è un multiplo del denominatore, come ad esempio 25 quinti. Il 25 è un multiplo di 5, quindi l'intero è contenuto nel 25. Ti spiego meglio. Sono frazioni proprie anche i 2 noni, 5 undicesimi, 4 quinti, 1 terzo, perché il numeratore è minore del denominatore e che quindi si indica una quantità minore dell'intero. Sono frazioni improprie invece 8 terzi, 9 mezzi, 11 sesti, 20 diciassettesimi, perché il numeratore è maggiore del denominatore e che quindi indica una quantità più grande dell'intero. Mentre sono frazioni apparenti 15 quindicesimi, 20 quarti, 10 quinti, 8 ottavi, perché il numeratore è uguale al denominatore oppure il numeratore è un multiplo del denominatore e che quindi esse esprimono sempre la stessa quantità. Oppure perché sono contenute più volte nell'intero. Tutte le frazioni che vede rappresentate in questa immagine hanno una caratteristica comune. Questa caratteristica è rappresentata dal numeratore 1. Tutte queste frazioni hanno per numeratore 1. Ciò significa che tutte queste frazioni prendono in considerazione solamente una parte dell'intero. In matematica, tutte le frazioni come queste, che hanno per numeratore 1, si chiamano frazione unitaria, perché indica solo una parte dell'intero, cioè indica che bisogna colorare una parte, come vedi dall'immagine. Per rappresentare una frazione è necessario osservare la figura, cercando di capire due elementi fondamentali. Le parti considerate, cioè le parti colorate, e le parti in cui è stato diviso l'intero. Se osservi questa figura, si può notare che l'intero è stato frazionato in 8 parti uguali e ne sono state colorate 3 su 8, cioè 3 ottavi. In quest'altra figura, l'intero è stato frazionato in 4 parti. E ne sono state colorate solamente 2 su 4, cioè 2 quarti. In quest'altra figura l'intero è stato frazionato in 2 parti e ne sono state colorate 2 su 2, cioè 2 mezzi. Poiché è stata colorata tutta la figura, cioè tutto l'intero, possiamo anche scrivere 1, 2 mezzi uguale 1. Come vedi dall'immagine, ciascun intero è stato diviso in 4 parti uguali e ne sono state colorate o prese in considerazione 7 su 4, cioè i 7 quarti. Come vedi, il numeratore è più grande del denominatore perché vengono rappresentate parti più grandi dell'intero, per cui è necessario rappresentare questa frazione utilizzando due figure uguali, entrambe divise in 4 parti uguali, in modo tale da poterne colorare 4 in una figura e 3 nell'altra per arrivare al totale di 7 parti considerate. Anche in queste due figure l'esagono è stato diviso in 6 parti uguali e sono state prese in considerazione o colorate 10 su 6, cioè i 10 sesti. Anche in questo caso sono state necessarie utilizzare due figure uguali per rappresentare 10 sesti, in modo tale da poterne
colorare 6 da un esagono e 4 nell'altro per arrivare a 10. Quindi in queste due figure, in queste due frazioni, il numeratore è maggiore del denominatore, perché sta a indicare parti più grandi dell'intero. E per rappresentare le parti più grandi dell'intero sono necessarie due o più figure uguali. Adesso proviamo a fare un discorso contrario di quello che abbiamo fatto prima. Questa volta ho la frazione e la devo rappresentare con la figura. Per rappresentare 3 quinti con la figura, io uso il rettangolo perché è una figura che si presta meglio ad essere divisa. 3 significa che devo considerare 3 parti su 5. 5 significa che la figura deve essere divisa in 5 quarti, in 5 parti. Quindi uso il rettangolo che ho diviso in 5 parti. 3 ne devo colorare 3. 1, 2, 3. In questa figura ho rappresentato i 3 quinti. 5 settimi. Un rettangolo diviso in 7 parti. 5 ne devo colorare 5 parti su 7 che ne ho a disposizione. 4 noni. Un rettangolo diviso in 9 parti uguali e ne devo colorare e considerare solamente 4. 2 sesti, un rettangolo diviso in 6 parti uguali e ne devo colorare semplicemente 2. Riprendiamo la nostra torta. La torta inizialmente intera è rappresentata con la frazione 8 ottavi. Invece, quando viene tagliata e viene data ai propri ospiti due pezzi, significa che sul vassoio sono rimasti 6 ottavi, mentre i 2 ottavi, cioè i 2 pezzi, sono stati offerti agli ospiti. Questa situazione può essere rappresentata nel seguente modo. Quindi la torta inizialmente è intera, viene tolto i 6 ottavi e sono stati mangiati i 2 ottavi della torta. Se ritorniamo di nuovo alla nostra torta e facciamo il percorso contrario e prendiamo i 2 pezzi e li rimettiamo nella torta, significa che se abbiamo i 6 ottavi più, cioè rimettiamo di nuovo nel vassoio i 2 ottavi che avevamo prima, otteniamo di nuovo l'intero. Questa situazione è molto importante per semplice motivo che le frazioni che sommate fra di loro ritornano a costituire l'intero vengono chiamate frazione complementare. Quindi le frazioni complementari sono quelle due frazioni che messe insieme formano l'intero. Nel nostro caso 6 ottavi più 2 ottavi, quindi i 6 ottavi che sono rimasti più i 2 ottavi che sono stati offerti della torta, messi insieme formano la torta intera, cioè l'intero. 6 ottavi e 2 ottavi vengono chiamati frazione complementare, perché l'una completa l'altra per formare l'intero di partenza. Come facciamo a capire quali sono le frazioni complementari? Basta osservare l'immagine e farci queste due domande. La prima è: quante parti sono state considerate? Sono state considerate 2 parti su 6. Quante parti non sono state considerate, non sono state colorate? Non sono state considerate 4 parti su 6. 2 sesti più 4 sesti uguale 6 sesti, cioè tutta l'intera figura. Andiamo alla seconda immagine. Sono state considerate 3 parti su 4. Non sono state considerate solamente un quarto, una parte su 4. 3 quarti più un quarto uguale 4 quarti, cioè l'intero. Quindi, come abbiamo visto precedentemente, tutte le frazioni che messe insieme formano l'intero vengono chiamate frazione complementare. Per cui 2 sesti è la frazione complementare di 4 sesti, perché insieme forma l'intero. Oppure posso dire anche al contrario che 4 sesti è la frazione complementare di 2 sesti, perché insieme completano l'intero. 3 quarti e un quarto, anche loro sono due frazioni complementari perché messi insieme formano l'intero.
Un altro tipo di frazione sono le frazioni equivalenti. Osserva bene le immagini. Le frazioni 3 quarti, 6 ottavi, 9 dodicesimi, 18 ventiquattresimi, pur avendo numeratori e denominatori diversi, hanno ottenuto la stessa porzione dell'intero, cioè la stessa porzione gialla, come vedi dai disegni. Che cosa hanno di diverso? Hanno di diverso che a seconda del tipo di frazione le parti sono più o meno grandi o più o meno piccole, oppure più o meno numerose. Ma la parte colorata in giallo, cioè la parte considerata alla fine, è sempre la stessa. Anche la parte non colorata, cioè la parte rimanente, cioè la parte non considerata, è la stessa. Pertanto queste frazioni sono equivalenti. Ciò sta a significare che sono tutte uguali. Le frazioni equivalenti qui rappresentate sono equivalenti, significa uguale. Valore. Sono frazioni scritte in modo diverso, ma tutte rappresentano, esprimono la stessa quantità, cioè tutte esprimono la stessa parte dell'intero. Tutte esprimono la stessa parte gialla. Come si ottengono le frazioni equivalenti? Come si fanno a crearle? In un modo molto semplice, basta utilizzare la proprietà invariantiva della divisione, che ci dice moltiplicando o dividendo per lo stesso numero sia il numeratore che il denominatore. Facciamo un semplice esempio. Se io ho 2/3, basta che il numeratore e il denominatore, per esempio, lo moltiplico per 2. Quindi ottengo che 2 per 2 fa 4 e 3 per 2 fa 6, ottenendo così 4 sesti. 4 sesti è una frazione equivalente a 2/3, per esempio. Oppure, se voglio, posso moltiplicarlo per 3, quindi ottenendo così 6 none. 2 per 3, 6, 3 per 3, none. Posso continuare ancora, utilizzando sempre 2/3 e moltiplicandolo per 4, sia il numeratore che il denominatore. Quindi 2 per 4, 8, 3 per 4, 12, ottenendo così 8 dodicesimi. Facciamo la stessa cosa con 3 quarti, quindi se io ho 3 quarti e lo moltiplico per esempio per 2, sia il numeratore che il denominatore, ottengo 6 ottavi, 3 per 2 6, 4 per 2 8. Se invece lo moltiplico per 3, ottengo 9 dodicesimi, 3 per 3 9, 4 per 3 12, se invece lo moltiplico per 4, ottengo 12 sedicesimo, 3 per 4 12, 4 per 4 16. Facciamo un altro esempio. Per esempio 24 trentaseiesimi. Questa volta utilizziamo la divisione. Se divido 24 diviso 2 e 36 diviso 2, ottengo come frazione equivalente 12 diciottesimi. Se poi, per esempio, lo divido per 3, 24 diviso 3, 36 diviso 3, ottengo 8 dodicesimi. Se invece lo divido per 4, 24 diviso 4, 36 diviso 4, ottengo come frazione equivalente 6 noni. Quindi per ottenere sempre una frazione equivalente si deve moltiplicare o dividere il numeratore e il denominatore per uno stesso numero come abbiamo visto prima. Per esempio, se io ho 48 settantaduesimi, dividendolo per 2, ottengo 24 trentaseiesimi. Oppure se lo divido per 3, 16 ventiquattresimi, se lo divido per 4, 12 sedicesimi. Facciamo delle frazioni equivalenti a catena, partendo da 5 sesti, lo moltiplico per 2, ottengo 10 dodicesimi. Se continuo a moltiplicare numeratore e denominatore per 2, 20 ventiquattresimo, moltiplico per 2, 40 48esimo, se moltiplico per 2, 80 96esimo e così via. Posso continuare all'infinito a moltiplicare per 2 sia il numeratore che il denominatore, ottenendo così infinite frazioni equivalenti. Se invece ho 54 84esimi e uso la divisione per ottenere le frazioni equivalenti, che cosa succede? Succede che dividendo per esempio per 3 numeratore e denominatore ottengo 18 ventiquattresimo. Se continuo a dividere questi per 3 ottengo 16 ventiquattresimi. E qua mi devo fermare perché
16 diviso 3 o 24 diviso 3 non è possibile, otterrei delle frazioni equivalenti. Quindi che cosa succede? Che mentre utilizzando la moltiplicazione posso ottenere infinite frazioni equivalenti, invece quando utilizzo la divisione ottengo un certo numero di divisioni, un certo numero di frazioni equivalenti, oltre le quali non posso più andare. Quindi le frazioni equivalenti utilizzando la divisione sono molto limitate e invece quelle utilizzando la moltiplicazione risultano infinite. Mi posso ritrovare a confrontare le frazioni, cioè a stabilire quale frazione è più grande o più piccola, cioè quale frazione è maggiore o minore rispetto ad un'altra. Per fare questo devo osservare delle semplici regolette. Ti puoi trovare di fronte a diverse situazioni. Vediamo il primo caso più semplice. E nel primo caso più semplice, come vedrai, se due frazioni hanno lo stesso denominatore, allora la frazione maggiore è quella che ha il numeratore maggiore. Ti faccio vedere. Nella prima figura ho rappresentato 3 quinti, 3 parti colorate su 5, nella seconda è 2 quinti. Vedi, la caratteristica in comune che hanno queste due frazioni è quella di avere lo stesso denominatore. Allora in questo caso la proprietà di confronto sta appunto nel numeratore. Nella prima figura ho colorato 3 pezzi, nella seconda figura 2. Quindi è ovvio che 3 è maggiore di 2. Di conseguenza 3 quinti è maggiore di 2 quinti. Vediamo queste altre due figure. Nella prima figura ho rappresentato 3 ottavi, nella seconda 6 ottavi. Anche queste due frazioni hanno lo stesso denominatore. Allora, per capire qual è la maggiore o minore, devo confrontare i numeratori. Nella prima ho colorato 3 pezzi, nella seconda 6 pezzi. Quindi è ovvio che 3 è minore di 6. Quindi di conseguenza 3 ottavi è minore di 6 ottavi. Quindi quando ti trovi in questa situazione, cioè quando ti trovi a confrontare due frazioni che hanno lo stesso denominatore, per capire qual è la maggiore o la minore rispetto ad un altro, devi confrontare il numeratore. Ti puoi ritrovare anche in una seconda situazione che è quella che ti sto proponendo. Per risolvere questa seconda situazione, devi memorizzare questa regola. Quindi, quando devi confrontare due frazioni che hanno lo stesso numeratore, ma denominatore diverso, allora la frazione maggiore è quella che ha denominatore minore. Che significa? Significa questo: nella prima figura ho rappresentato 2 quinti, due parti su 5, mentre nella seconda figura ho rappresentato 2 terzi, sempre due parti su 3. Come vedi, queste due frazioni hanno in comune lo stesso numeratore, 2 e 2. Quello che hanno di diverso è il denominatore, 5 e 3. Quindi nella prima figura l'ho divisa in 5 parti, nella seconda figura è divisa in 3 parti. Come si vede benissimo dall'immagine, vedi, ogni parte della prima figura è molto più piccola di ogni parte della seconda figura. Questo perché? Perché la prima è stata divisa in 5 parti e quindi ogni parte viene più piccola rispetto alla seconda figura che è stata divisa in 3 parti. Quindi in questo caso 2 quinti è minore di 2 terzi, proprio per il motivo del fatto che le parti della prima figura sono molto più piccole rispetto a ogni parte della seconda figura. Se confrontiamo queste due figure, abbiamo 4 ottavi nella prima figura e 4 decimi nella seconda figura. Come vedi, entrambe le figure hanno 4 parti colorate, ma come si vede dall'immagine, nella prima figura le parti sono più grandi rispetto a quella della seconda, proprio perché il rettangolo è stato diviso in 8 parti e quindi le parti vengono più grandi rispetto alla seconda figura che è stata divisa in 10 parti e che quindi le parti vengono più piccole. Quindi posso stabilire che 4 ottavi sia maggiore di 4 decimi. Le due regole che ti ho appena detto sono molto simili tra di loro e quindi è facile che ti possa confondere. Quando hai dei dubbi,
specialmente se non hai le figure con cui confrontarti, hai semplicemente le frazioni, allora puoi usare la terza regola, cioè la regola generale, che è quella di fare la divisione. La linea di frazione che separa il numeratore e il denominatore sta proprio a indicare l'operazione diviso. Quindi è come se 3 settimi potessi dire 3 diviso 7, oppure 2 quarti 2 diviso 4, quindi basta fare queste divisioni e confrontare il risultato per capire qual è la maggiore o la minore. Facciamolo. Quindi 3 diviso 7 è uguale a 0,4, mentre 2 diviso 4 è uguale a 0,5. Quindi si capisce che 0,4 è minore di 0,5. Quindi di conseguenza 3 settimi è minore di 2 quarti. Se confrontiamo queste altre due figure, 6 decimi e 7 ottavi, facciamo la stessa cosa. Prendiamo la prima frazione e facciamo la divisione. 6 diviso 10 è uguale a 0,6. 7 diviso 8 è uguale a 0,8. Si capisce dai risultati che 0,6 è minore di 0,8. Quindi 6 decimi è minore di 7 ottavi. Fino adesso abbiamo utilizzato la frazione nel rappresentarla nella figura, oppure abbiamo letto la figura e rappresentarla con la frazione, come vedi nell'immagine. Tre quarti significa che devo disegnare una figura divisa in quattro parti e colonnarne tre. La cosa è ben diversa quanto invece devo capire quanto vale tre quarti di una certa quantità, cioè quanto sono i tre quarti di queste caramelle. Per scoprirlo devo utilizzare questa regola. Cioè prendere il numero, dividerlo per il denominatore e poi il risultato moltiplicarlo per il numeratore. Ti faccio vedere. Per esempio, i tre quarti di queste 12 caramelle, quanto vale questa frazione? Quindi quanti sono i tre quarti di 12? Per scoprirlo, quindi devo prendere il mio numero 12 e dividerlo per il denominatore 4, ottenendo 12 diviso 4, 3. Poi prendo il mio 3 e lo moltiplico per numeratore 3. 3 per 3, 9. Quindi ho scoperto che i tre quarti di 12 è 9. Quanto sono i 4 undicesimi di 55 biglie? Per scoprirlo utilizziamo la regola di prima. Quindi prendiamo le 55 biglie divise il denominatore 11 e otteniamo 5. Prendiamo il risultato 5 e lo moltiplichiamo per numeratore 4 ottenendo 20. Quindi i 4 undicesimi di 55 sono 20 biglie. Quanto sono i 7 ottavi di 108 palloni? Di nuovo prendiamo il nostro numero 108 e lo dividiamo per denominatore 9 ottenendo 12. Prendiamo il risultato 12, lo moltiplichiamo per numeratore 7 ottenendo 84. Quindi 7 noni di 108 palloni sono 84 palloni. Col procedimento appena descritto, quindi possiamo andare a trovare la parte frazionata dell'intero, cioè quanto vale quella frazione di un numero, cioè di una certa quantità che abbiamo a disposizione. Possiamo ritrovarci anche in un'altra situazione, che è quella che noi conosciamo quanto vale la parte frazionata e dobbiamo ricavarci l'intero, cioè dobbiamo ricavarci l'intera quantità che abbiamo a disposizione. Per far questo basta fare il procedimento inverso a prima. Quindi si divide il numero per il numeratore e poi il risultato invece lo si moltiplica per il denominatore. Per esempio, nella classe terza C ci sono 18 alunni, ossia i tre quarti della classe frequentano ogni giorno la mensa. Quanti sono gli alunni della classe? Per capire quanti bambini è costituita la classe, allora dobbiamo fare il procedimento opposto. Quindi si scrive 18 è uguale ai tre quarti della classe. Quindi applichiamo la regola. Quindi prendiamo il nostro 18 e lo dividiamo per 3, cioè per il numeratore 3, ottenendo 18 diviso 3, 6. Prendiamo il nostro risultato 6 e lo moltiplichiamo per il denominatore 4, ottenendo 24. A questo problema quindi possiamo rispondere che
che gli alunni della classe sono 24. Il papà ha messo nel serbatoio dell'auto 35 litri di carbonante, che corrispondono ai 7 decimi del serbatoio. Quanti litri contiene il serbatoio dell'auto? Per capirlo, applichiamo la regola di prima, cioè dividiamo il numero per il numeratore e moltiplichiamo il risultato per il denominatore. Si scrive che 35 uguale ai 7 decimi dei litri presenti nel serbatoio. Quindi procediamo, prendiamo il nostro 35 e lo dividiamo per numeratore 7 ottenendo 5. Adesso prendiamo il nostro 5 e lo moltiplichiamo per denominatore 10 ottenendo 50, cioè il serbatoio contiene in tutto 50 litri di carburante. Un altro tipo di frazione è la frazione decimale. Le frazioni decimali sono tutte quelle frazioni che hanno a denominatore 10, 100, 1000. Osserva la prima figura. La prima figura è stata divisa in 10 parti e ne sono state prese in considerazione 3, cioè 3 su 10. Si legge 3 decimi, che corrisponde al suo numero decimale 0,3. La seconda figura è stata divisa in 100 parti uguali e sono state prese in considerazione 3 su 100. Si legge 3 centesimi e il suo numero decimale è 0,03. La terza figura invece è stata divisa in 1000 parti uguali, cioè 3 parti su 1000 prese in considerazione. Si legge 3 millesimi e corrisponde al numero decimale 0,003. Sono frazioni decimali anche 14 decimi e 51 decimi, oppure 63 centesimi e 108 centesimi, oppure 25 millesimi e 1351 millesimi. Un'ultima curiosità: ma quante frazioni o numeri frazionali potresti scrivere? 1? 6, 10, 100, 1000. Quante ne potresti scrivere? In realtà infinite. I numeri frazionari, così come i numeri naturali con cui sei abituato a scrivere e a lavorare, sono infinite. E allora altrettanto sono infiniti i numeri frazionari. La spiegazione finisce qui. Spero di essere stato chiaro e molto semplice nella spiegazione. Guarda più volte il video per assimilare meglio le informazioni che ti ho appena dato. Visita il mio canale YouTube Vincenzo Di Grado, dove ci sono tanti altri video che ti potrebbero servire nel tuo insegnamento e apprendimento. A presto e buon lavoro!